Nicola Pesaresi, è arrivata la prima sconfitta per l'Allianz Powerball Milano oggi contro Vibo Valencia, una partita che sapevate alla vigilia essere molto difficile. Oggi Vibo ha dimostrato il suo valore, è stata una bella sfida, molto combattuta, ma alla fine probabilmente loro ci hanno messo qualcosa di più. Sì, complimenti a loro intanto per la vittoria, e ci hanno messo qualcosa in più sicuramente di noi, e sicuramente più energia. E il nostro approccio non è stato dei migliori, poi ci siamo ripresi bene e dovevamo sfruttare meglio sicuramente quel terzo set in cui potevamo portarlo a casa noi, e saremmo andati a giocare il quarto in vantaggio 2-1 e non sotto 2-1, e quindi vabbè, è andata così. Ovviamente siamo molto dispiaciuti e pensiamo alla prossima. Lo snodo può essere proprio quel terzo set, Milano in vantaggio 4 punti, 23-19, non è riuscita a concretizzare questo vantaggio. Oggi Vibo ha applicato una pressione costante, sia in attacco in tutti un po' i fondamentali. Oggi sia venuto fuori realmente anche il valore di Vibo, ciò non toglie ovviamente qualcosa fino al percorso fatto fino adesso da Milano. Sicuramente Vibo ha giocato una buona partita ed è una buonissima squadra, lo sapevamo sicuramente prima di questo inizio oggi, e noi ci abbiamo messo qualcosina di nostro, e sicuramente in quel terzo set, ripeto, dove dovevamo portarla a casa noi, e oggi sicuramente non sono andate bene alcune cose. Una di quelle, la differenza un po' è stata sul fatto che loro riuscivano a contrattaccare meglio di noi, e alla fine una di quelle cose che hanno fatto la differenza è sicuramente questa. Il campionato offre subito la possibilità di tornare a giocare, quindi un possibile riscatto per Milano. Sarà un bel match, un big match contro Modena in casa dei gialloblu, subito appunto l'occasione per Milano per rifarsi. Noi dobbiamo fare wash, però sapendo che il campionato italiano è così, devi giocare sempre al massimo contro tutti. Domenica ci attende una grande sfida, un palazzetto che conosciamo tutti, contro una buonissima squadra, e ripartiamo.